Amici di Reporter, buongiorno. Questa mattina voglio raccontarvi una storia incredibile, una storia di mala sanità a carico di un cittadino italiano che fortunatamente ha avuto un suo lieto fine. Si tratta di qualcosa che ha scosso la normale vita del signor Vito D'Agostino, imprenditore di 45 anni di Terlizzi che abita a Ruvo di Puglia. Questi i fatti e le vicende. Sigla. Questo programma è offerto da Bene, siamo collegati con Vito D'Agostino, che oggi è un uomo libero, felice e sereno dopo la grande paura. Bene, buongiorno Vito. Buongiorno. Vito, quando ti è stato comunicato l'esito del secondo tampone da parte del Policlinico di Bari? Ovviamente l'ufficialità di questo tampone io l'ho avuta solo il 10 di luglio, intorno a mezzogiorno, sempre dalla dottoressa di reparto, perché giustamente lei ha ricevuto tramite portale solo l'ufficialità intorno a quell'ora. Quindi sono risultato negativo anche al secondo tampone. Di lì ovviamente si sono attivati tutti, diciamo, i protocolli per quello che riguardano le dimissioni, le mie dimissioni, e quindi sono potuto tornare a casa. Un grave errore che ha creato non pochi problemi. Vito D'Agostino si recava il 5 luglio scorso al pronto soccorso di Molfetta a seguito di forti dolori addominali e viene dimesso dopo qualche ora. Gli viene assegnata una terapia farmacologica da seguire a casa. Ma i dolori addominali persistono e dopo 3 giorni Vito si reca nuovamente al pronto soccorso, dove gli verrà diagnosticata una diverticolite. Come da prassi, prima del ricovero gli verrà fatto il tampone e Vito resterà isolato in una stanza in attesa dell'esito. Esito che arriverà però il giorno dopo. Nel frattempo, dopo aver passato la notte in ospedale, il giorno dopo Vito, ignaro di tutto, viene trasferito al reparto malattie infettive del Policlinico di Bari. Insomma, un reparto Covid. Ed è proprio qui che arriva la cattiva e brutale notizia della positività al coronavirus sul primo tampone effettuato al pronto soccorso di Molfetta. Dopo le visite mediche del giorno 9 luglio, Vito ottiene per prassi un secondo tampone di conferma. Vito, con che stato d'animo hai affrontato questa nuova battaglia? Con che animo ho affrontato questa nuova battaglia? Hai ragione, perché di battaglie ne ho affrontate tante e questa è stata una nuova battaglia, ma in realtà non è stata una battaglia contro un virus, è stata una battaglia contro il nulla praticamente. È stata più che una battaglia tutto questo, diciamo, tutto quello che si è creato praticamente con questo errore, con questo comunicato, con questa ufficializzazione, diciamo, da parte anche delle autorità, ecco, se vogliamo dire, ha creato tutto un subbuglio nella mia, diciamo, nella mia cittadina. Io abito a Ruvo, però sono terlizzese. Lavoro a Terlizzi, la maggior parte dei miei clienti sono terlizzesi, i miei amici sono terlizzesi. Quindi si è messo in moto un meccanismo che francamente mi è dispiaciuto, diciamo, che si sia messo in moto questo meccanismo inutile, soprattutto perché ha danneggiato la mia famiglia, ha danneggiato i miei amici, ha danneggiato un po' tutti, e a me questa cosa è dispiaciuta. È dispiaciuta perché il telefono, ovviamente arrivavano dei messaggi, arrivavano delle richieste assurde tramite messaggi, tramite i canali social, cioè di informare i miei contatti, ma io purtroppo l'ufficialità l'ho avuta il giorno successivo. E quindi tutta questa cosa mi ha fatto stare male, soprattutto, ripeto,
per la mia famiglia e per i miei amici. Vito, quando ti hanno detto che era un errore, cosa hai pensato? Allora, se proprio vuole sapere la verità, quando diciamo mia sorella mi ha chiamato, io ormai ero preso, da dare informazioni ai miei contatti, da dare informazioni ai miei familiari e quindi quando mi ha chiamato mia sorella mi ha detto fermati, fermati perché ti devo dare una bella notizia. Io ho detto a mia sorella, non so quale possa essere la bella notizia, però dammela. Ok, lei poi mi ha detto praticamente che c'era stato questo errore e che l'ASL l'aveva contattata, perché diciamo, giustamente non era riuscita a contattare me, io ero in visita e quindi non ho potuto, diciamo, rispondere al telefono e ci ha pensato poi mia sorella. Quindi i pensieri sono stati tanti, ripeto, la cosa che diciamo forse mi ha fatto più arrabbiare che essere felice nella notizia, diciamo, di questo errore, ripeto, è il fatto di aver danneggiato la mia famiglia. Questa è la cosa che proprio mi ha fatto più male. Diciamo, questa gioia è stata sopraffatta di più da questo dolore, ecco, diciamo così. Vito, hai vissuto per alcune ore l'incubo del Covid-19. Cosa pensi di poter dire oggi ai cittadini che ti stanno guardando in questo servizio e soprattutto alla ASL e alle istituzioni? Eh sì, hai detto bene. Purtroppo ho vissuto un incubo vero e proprio e spero che finisca subito. Cosa voglio dire ai cittadini e alle istituzioni? Innanzitutto ai cittadini voglio dire che gli auguro semplicemente di non trovarsi mai e poi mai nella situazione in cui mi sono trovato. E allo stesso tempo, ovviamente, ringrazio tutti quei cittadini che invece mi sono stati vicino mandandomi dei messaggi di conforto e di buona guarigione. Quindi innanzitutto li ringrazio. Riguardo alle istituzioni, vorrei semplicemente dire che secondo me è il caso di rivedere un attimino quelli che sono i protocolli, di rivedere le tempistiche di comunicazione, di ufficialità per quanto riguarda gli esiti dei tamponi. Per quanto riguarda invece la privacy, inutile dirla che anche lì ci sarebbe qualcosa da rivedere. Insomma, credo che più di qualcosa non abbia funzionato. Tra l'altro, ad oggi non ho ricevuto ancora le scuse di nessuno, da parte di nessuno, diciamo, delle istituzioni, ecco, se proprio lo vogliamo dire. Ho ricevuto solo le scuse da parte dei medici del reparto di Bari, del reparto Covid di Bari, i quali sono stati bravissimi e attenti e sono gli unici che, nonostante non hanno colpa, si sono scusati con me e di questo, diciamo, li ringrazio tutti quanti. Bene, ringraziamo Vito D'Agostino per averci raccontato la sua esperienza a lieto fine e anche noi della redazione di Reporter invitiamo ASL e istituzioni a riflettere attentamente sulle evidenti disfunzioni del sistema sanitario nazionale. Bene, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo al prossimo servizio. Questo programma è stato offerto da...